Mantenetevi forte ragazzi, perché in questo video vi darò moltissime informazioni sull'episodio 100 di The Flash, in cui ritorneranno l'Anti-Flash, Zoom e Savitar. Quindi ragazzi, iniziamo subito! Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, ragazzi, ci troviamo in un nuovo video, informazioni sul 100° episodio di The Flash. Ebbene sì ragazzi, proprio qui, proprio nella 5ª stagione avremo il 100° episodio, che sarà uno speciale ovviamente dei 100 episodi di The Flash. Sì, perché ragazzi, dalla prima stagione all'8º episodio della 5ª stagione sono esattamente 100 episodi, e quindi ovviamente ci faranno uno speciale in cui ragazzi ci faranno rivedere l'Anti-Flash, Zoom e Savitar. Non sto scherzando assolutamente ragazzi, è tutto vero, anche la trama che andremo a leggere tra poco, ed è tutto assurdo ragazzi, io lo sapevo già, c'erano dei rumor in cui dicevano appunto che nel 100° episodio sarebbero ritornati l'Anti-Flash, Zoom e Savitar, ma non è proprio così, cioè li rivedremo nell'episodio, ma saranno Barry e Nora a tornare nel passato nei vari eventi della prima, seconda e terza stagione, e incontreranno appunto i tre velocisti, quindi sarà un po' diversa la cosa, ma comunque ragazzi li rivedremo, quindi in questo speciale appunto saranno Barry e Nora a tornare indietro nel tempo. Io ragazzi personalmente sono rimasto davvero pietrificato quando ho letto quella notizia, davvero, mamma mia ragazzi, ho detto subito ci devo fare il video e avvisare i miei iscritti, perché ragazzi c'è roba assurda, rivedremo finalmente, anche se l'Anti-Flash lo vediamo quasi in ogni stagione, nella terza l'abbiamo visto, nella seconda qualche comparsa l'ha fatta, nella quarta l'abbiamo visto durante il crossover, nella quinta non ancora, e quindi lo rivedremo in questo episodio, ma comunque dovrebbe tornare a dar fastidio prima o poi, perché non è morto, è ancora in circolazione. Zoom sappiamo che è diventato Black Flash, quindi probabile che lo rivedremo proprio come Zoom e non come Black Flash, perché saranno Barry e Nora a tornare indietro nel tempo. E Savitar ragazzi, che è un residuo temporale di Barry del futuro, lo rivedremo tranquillamente, anche se è morto qui ora, nel passato è ancora vivo, se torni lì è ancora vivo. E praticamente ragazzi, nella trama che andremo a leggere tra poco, viene anche detto che praticamente Barry si porterà Nora assieme per trovare tipo degli indizi, delle prove contro Cicada, quindi parte tutto da Cicada, quindi a causa di questa cosa sono costrette ad andare nel passato per raccogliere queste varie chiavi, vengono chiamate, o anche indizi o anche prove, e quindi dovranno andare nelle varie epoche in cui c'era l'Anti-Flash, c'era Zoom e c'era Savitar, e c'è scritto anche ragazzi che Barry è un po' preoccupato di far vedere alcune scene del passato a Nora, quindi diciamo da una parte vuole, da una parte non vuole, quindi staremo a vedere. Per il momento ragazzi non ci sono ancora né promo né immagini ufficiali dell'8º episodio, perché è ancora presto. Dobbiamo ancora vedere il 6º episodio, il 7º episodio, e poi arriveremo all'8º episodio. Ovviamente ragazzi, quando usciranno i promo, le immagini ufficiali, ce le andremo a spolpare per bene prima di vedere l'episodio. E quindi ragazzi non ci resta che leggerci almeno la trama insieme, visto che almeno quella c'è. E quindi ragazzi iniziamo. Ragazzi, inizio col dirvi che l'8º episodio, nonché anche il 100° episodio, uscirà il 4 dicembre 2018 in America, e sarà diretto da Tom Cavanagh, che sarebbe ragazzi l'attore che interpreta tutti gli Harrison Wells che abbiamo visto fino ad ora, quindi l'Anti-Flash, Harrison Wells di Terra 2, HR, Sherlock Wells e tutti gli altri Wells che abbiamo visto, quindi avete capito ragazzi, l'attore che interpreta appunto i vari Wells dirigerà questo episodio, e lui è bravo a dirigere. Allora ragazzi, vediamo un po'. Qui ragazzi la trama ci dice che Barry e Nora dovranno affrontare un nuovo viaggio nel passato. Ovviamente ragazzi sappiamo che Barry si era ripromesso di non fare più viaggi nel tempo per evitare brutte conseguenze. Quindi Barry è maturato, non fa più gli stessi errori, non torna più indietro per cambiare gli eventi, perché sa benissimo le conseguenze che può portare alla sua vita e alle vite degli altri. Però l'arrivo di Nora nel nostro presente ha aperto la possibilità di valutare ancora una volta questa pratica, soprattutto quando gli eventi esterni lo impongono, e questi appunto eventi esterni sono dati da Cicada, appunto il nemico di questa stagione. E quindi ragazzi, per riuscire a fermarlo sarà necessario che padre e figlia raggiungano il passato per raccogliere delle prove importanti. Quindi qui viene detto che appunto Barry e Nora devono tornare nel passato per raccogliere delle prove importanti su Cicada. Ma ragazzi, quali saranno queste prove importanti? Magari delle prove sul suo passato per poterlo battere? Non sappiamo.
La trama, ragazzi, continua dicendo: il problema però non è da sottovalutare, visto che Barry teme che la figlia potrebbe rimanere sconvolta da alcuni eventi avvenuti anni addietro. Per questo Barry si mostrerà titubante e preoccupato allo stesso tempo. Intanto anche il resto del team si metterà all'opera verso l'obiettivo comune, ovvero quello di fermare Cicada, e vedremo anche che Caitlin ritornerà in scena con un ruolo in primo piano, appunto nella lotta contro Cicada, come non vedevamo ormai da tempo. La trama, ragazzi, continua ancora e state attenti adesso perché c'è scritta una cosa davvero importante. Allora, novità in arrivo anche per Iris, visto che Sherlock sembra aver scoperto importanti indizi su Nora che lo spingono a temere il peggio. Sherlock infatti deciderà di raccontare tutto ad Iris. La trama, ragazzi, si conclude così, non nominando appunto l'antiflash, Zoom e Savitar. Ovviamente lo vogliono tenere nascosto come una sorpresa, ma ragazzi, c'erano appunto delle altre trame che ho letto in cui c'era scritto che l'antiflash, Zoom e Savitar appunto tipo rincorreranno Flash e vorranno un pezzo di Barry. Non so in che senso, ma forse tipo vorranno ucciderlo, nel senso che vorranno tutti e tre ucciderlo, che lo odiano a morte, e quindi ragazzi evidentemente capiranno che lui viene dal futuro, e quindi sapendo che loro sono stati sconfitti, magari sono morti, vorranno un pezzo di Barry, nel senso che lo vogliono uccidere. Ragazzi, non ho altre informazioni da darvi su questo episodio, anche perché non abbiamo promo su cui farci la reaction, non abbiamo le immagini ufficiali da spolparci, quindi ragazzi è davvero secca ancora la cosa, dobbiamo ancora aspettare, mancano tipo un paio di settimane, anche di più, e quindi ragazzi dobbiamo avere pazienza e aspettare che escono i promo e le immagini ufficiali, così ragazzi vi porterò ovviamente tanti video. L'unica cosa che posso dirvi, ragazzi, è che sono davvero contentissimo, non sapete quanto, di rivedere l'antiflash, Zoom e Savitar, specialmente tutti in un episodio, davvero fantastico. Non mi interessa il modo di come, ragazzi, li faranno ritornare sullo schermo, basta che li rivedo, perché ragazzi sono i miglior tre personaggi. Metterei io al primo posto l'antiflash, ovviamente, che è il più figo, Savitar con la sua armatura, ragazzi, davvero bellissimo, Zoom lo metterei all'ultimo posto solo perché, ragazzi, ero ossessionato dalla velocità, non era ben caratterizzato come personaggio ed era molto violento. Ecco, a me piace tantissimo l'antiflash, che è intelligentissimo, e Savitar era molto più figo di Zoom, ragazzi, dai, diciamolo solo davvero, ragazzi, c'è un Barry tipo punk dark, c'è una cosa del genere, davvero fighissimo, mi è piaciuto un sacco, e quindi vedremo, ragazzi, se si riconosceranno tutti e tre, chissà, li vedremo separati o vedremo tipo una lotta di tutti e tre assieme, ragazzi, davvero sarà fighissimo, me lo immagino già, io non vedo l'ora di avere dei promo per le mani o delle immagini ufficiali, ragazzi, perché voglio vedere, voglio rendermi conto di come sarà. Quindi ragazzi, stanno facendo realizzare un sogno di molti, cioè di vedere tre velocisti tutti in un episodio, magari che si incontrano tra di loro e vedremo che cosa si diranno, ragazzi, perché quella è la cosa più bella, la curiosità di vedere cosa succederà quando si incontreranno. Cioè abbiamo due velocisti che vengono dal futuro e abbiamo anche Zoom che magari è più cattivo, staremo a vedere, ragazzi, come cosa succederà. L'altra cosa che dovevo dirvi, ragazzi, è che l'antiflash d'ora in poi dovrebbe avere sempre una faccia, ovvero quella di Tom Cavanagh, ovvero appunto l'attore che interpreta tutti gli Harrison Wells e anche Joe Barton. Quindi ragazzi, i produttori di The Flash hanno deciso di togliere di mezzo l'altro antiflash, cioè il vero Joe Barton, prima di diventare Harrison Wells, e quindi ragazzi l'attore Matt Letcher, quello biondo, non interpreterà mai più l'antiflash, da quello che ho capito, quindi il ruolo verrà dato sempre a Tom Cavanagh. Quindi ragazzi, per me va anche bene, mi piaceva vedere tutti e due gli antiflash, anche quello di Legends of Tomorrow, appunto, Matt Letcher, però ragazzi, se hanno deciso così non possiamo farci nulla. Comunque ragazzi, mettendo insieme i pezzi capiamo che l'antiflash avrà la faccia di Tom Cavanagh, cioè di Harrison Wells. Zoom avrà la sua solita faccia normale, cioè non sarà Black Flash ma Zoom proprio del passato, della seconda stagione, mentre Savitar non abbiamo altre versioni, quindi vedremo proprio lui, Savitar, Barry Allen del 2020, sì, perché quello è un residuo temporale del 2020, perché il Flash del 2024, ragazzi, che abbiamo visto nella terza stagione, dice che appunto ha sconfitto Savitar nel 2020, quindi lo ha mandato nella forza della velocità, e quindi quello è Savitar del 2020, ecco tutto, ecco spiegato tutto, ragazzi, quindi li rivedremo, e ci sarà ovviamente anche Cicada nell'episodio, quindi sono quattro nemici di regola e sarà davvero fantastico. Ragazzi, non ho praticamente più nulla da dirvi su questo episodio per il momento, ovviamente vi aggiornerò sempre di più, ovviamente ragazzi vi sto portando un casino di video su Flash, a me piace farli, noto con piacere, ragazzi, che anche a voi piacciono, li vedete con passione e io ve li porterò sempre. Quindi ragazzi, non avendo altre informazioni, io dico di chiudere qui il video, io penso allora di avervi detto tutto, e quindi ragazzi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete ragazzi lasciate un like.
condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, alla prossima!